Bentornati sul canale. Oggi è il 17 gennaio e provo a fare questo video spacchettamento con questa luce stranissima perché praticamente è pomeriggio, sono le 2 di pomeriggio e il cielo si è quasi tutto coperto, quindi c'è questa strana luce, non ve la so definire. Però devo assolutamente approfittare del momento perché non c'è nessuno a casa. I bambini escono oggi alle 3 di pomeriggio. E poi li porto al cinema a vedere I Me Contro Te, perché esce oggi il film che stanno aspettando, perlomeno Chiara lo sta proprio aspettando, quindi lasciate stare. Ho dovuto già prendere i biglietti in prevendita, onde evitare di restare senza, o perlomeno se no sotto praticamente allo schermo. Questo pacco di Campagna 15 mi è arrivato ieri pomeriggio. Ma non sono riuscita a fare il video perché sono andata a un compleanno con Sofia e devo essere sincera, sono rimasta un po' male perché io l'ho inviato venerdì mattina della scorsa settimana e sinceramente ha impiegato come un pacco standard perché io ho messo il ritiro in posta, di solito è veramente molto rapido, invece questa volta ha impiegato veramente parecchio tempo. È soltanto un pacco. Anche se vi preannuncio che devo fare un nuovo ordine, presumo di farlo domenica, quindi domenica manderò un altro ordine sempre di Campagna 15. Allora, per prima cosa, non l'ho proprio toccato, quindi ho soltanto aperto, non so neanche come sono messe le cose dentro. Quindi, per prima cosa, vi faccio vedere ovviamente il cartaceo. Io, come sempre, ho preso i miei 15 cataloghi di Campagna, in questo caso, di due campagne successive, in questo caso è di Campagna 17, che è questo qui bellissimo, che va dal 21 febbraio al 12 marzo. Quindi c'è già aria di primavera in questo catalogo e soprattutto è dedicato al lancio di questa nuova linea make-up della Distillery, quindi questa linea vegana, eco-consapevole, ad alta concentrazione, made in Italy. Quindi sono veramente curiosa di provarlo, però non era possibile ordinarli in anteprima adesso, ma bisogna aspettare Campagna 16 per poter procedere ad acquistare questi prodotti in anteprima e non vedo l'ora. Poi c'erano due inserti, questi qui, diciamo, due mini cataloghi men dedicati all'uomo e c'è anche tutta questa parte dell'intimo cotonella che vi faccio vedere. Molto carini, veramente molto molto carini. Eccoli qua. Diverse cose veramente della cotonella che sono sicuramente ottime. Poi abbiamo l'outlet di Campagna, ovviamente 17, è questo qui, l'Avon per te di Campagna 16, dedicato al lancio di questa nuova, diciamo, di questa nuova fragranza e non solo di questa nuova fragranza, ma anche della linea, diciamo, col brand Hair Story, sia, quindi ci sono anche i rossetti, quindi sono in una edizione, diciamo, in una limited edition. Adesso vi faccio vedere un po' di cosine. Ho preso delle cosine anche prima, le ve le faccio vedere alla fine. Ecco qua questo prodottino che mi hanno richiesto. Mi hanno chiesto la sciarpa della D'Anello, che sul catalogo di Campagna 15 era in offerta 7,99, non voglio ricordarmi male, questa qua, che è molto molto carina. Quasi la prendo per mattina nel prossimo ordine. Poi una pinzetta, questa qui classica, una crema Footworks per i talloni nel formato XXL, la lima per i piedi, questa. Poi ho sei deodoranti della linea Onduti, sia questi qui men, questi diciamo invisibili e questi fresh. Però l'offerta, se non ricordo male, questi li avevo presi da Campagna 14, perlomeno l'ordine l'avevo fatto da Campagna 14. Poi c'erano questi due uguali sempre in offerta, gli spray della Naturals. Poi abbiamo
gli smaltini della Color Trend, quelli nuovi della linea confetti. Adesso ve li faccio vedere, sono 5. Adesso proviamo ad aprirli. Allora, questo è Cotton Candy, è questa colorazione qui, rosa con questi glitter rosa e bianchi, diciamo più fucsia che bianchi. Poi abbiamo il Sour Apple, presumo sia un rosso, presumo male. È questo verde sempre con i glitterini bianchi e verdi. Poi abbiamo il Creamsicle, che è questo qua, questo giallino che è quello che avevo preso io anche l'altra volta con questi glitter rossi e chiari. Poi abbiamo il Grape Pop, che è questo lilla con questi glitter bianchi e viola. Poi infine il Blaberry Twist, che è questo celestino con questi glitter bianchi e diciamo azzurri. Sono smaltini della Color Trend, erano a 2,50 l'uno. Poi ho una questa è una terra, ah sì, questa è una cipria e mi sembra una cipria. Vediamo, della Contour, sì, nella colorazione, questa qua, che è nella colorazione Neutral Light Medium. Poi ho una matita Contour della Grimmestick Dark Brown, nella classica colorazione. Poi una matita, c'era l'offerta sempre mi sembra in campagna 14, Proline, matita e rossetto Heavy Clip della MAC. Questo è il Blush in Beauty e la matita è lo Sculpit, quindi sono i colori classici che avete visto anche in altri spacchettamenti perché li prendo sempre anche io. Poi ci sono alcuni campioncini, vediamo un po', di questa nuova fragranza Air Story, ok, e poi vi faccio vedere le mie cosine. Ah, dimenticavo di farvi vedere ovviamente che c'era anche la fattura. La fattura, ok, sì, tutti questi prodotti sono stati ordinati in campagna 14, diciamo sono stati presi dal catalogo di campagna 14. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso io. Allora, dall'outlet mi sono ripresa le spugnette del make up, questa e questa, perché Chiara mi ha tagliato tutte e due le punte. Non lo so, forza di vedere i video di me contro te che tagliano gli slime, gli squishy, queste cose strane qua, ha pensato bene di tagliarmi via le punte delle spugnette, quindi era un esperimento sicuramente. Ho poi preso, e per la mia somma gioia, questo invece da catalogo 15, il balsamo di questa nuova serie, diciamo, Ultimate Shine, questo qui, che mi piace tantissimo, infatti mi sono fatta la doccia, sono i capelli ancora super bagnati, e sto utilizzando questo shampoo, e la profumazione mi piace un sacco, non lo so, mi piace e sono ben lieta che sia tornato il balsamo, e questo è formato da 400 ml, quindi a 3,99. Poi mi sono ripresa questo perché praticamente mi sono rimaste pochissime gocce, che è quello, il siero con olio di argan, che per me districa in modo stupendo i capelli. E poi passiamo alle anteprime. Allora, ho preso il turbante in microfibra. Praticamente è fatto.
così, come potete vedere, ha un bottone qua e un'asola qua dietro, quindi presumo che si metta tipo così e poi fai questa cosa così. Sembra un puffo, però sì, così, diciamo così, dai. E niente, più che altro per le bambine, perché per Chiara, perché è quella che ha i capelli più lunghi, quando vado a fare il turbante con l'asciugamano cade da tutte le parti e quindi magari con quello, insomma, riesce a mantenersi. Ho poi preso la super super novità, ovvero le Bath Bomb di Avon. Eccole qua, entrambe. Allora, questa è Summer Garden. Ci sono tre bombe da bagno da 100 grammi nella profumazione lavanda, miele e fiori d'arancio. Questa confezione qua. Vediamo se ve le faccio vedere. Io amo queste cosettine, lo sapete. Allora, questa è lavanda, infatti è lilla, profumatissima. Questa è miele, eccola qua, non vedo l'ora di usarle. E questo è fiori d'arancio, molto delicato. E poi quest'altra invece è Fruit Fizz e sono lampone, mango e kiwi. Allora, questo mi sembra mango, eh? No, questo è mango e questo sarà kiwi. E questo è lampone, molto dolce. Sono fantastiche, non vedo veramente l'ora di fare il bagno per provarle. E poi, dolcis in fondo, mi sono presa sia per me che per Sofia. Diciamo che per Chiara non ho voluto azzardare perché la taglia più grande era 9-10 anni, lei ne ha 12, è vero che è piccolina, quindi veste anche 10 anni, 10-11, però il pigiama, non avevo paura che fosse troppo piccolina. E questi sono i due pigiama. Questi qua e dopo ovviamente vi farò vedere insieme a Sofia che mi farà da modella, indosseremo il pigiamino. Allora, questo è Superstar. Ho preso la taglia 7-8 anche se lei ne ha 6 per un motivo molto semplice, che questo pigiama ha il polsino in fondo. E anche se fossero pantaloni un po' lunghi, con il polsino, insomma, sono tranquilla perché i pigiami li lavi spesso e ho notato che soprattutto quando li asciuga nell'asciugatrice, il mio compagno, non lo so, mi sembra che si ritirino in una maniera. E allora ho preferito prenderlo più grande piuttosto che 5-6 anni. E invece questo si presenta così, con il fiocchettino. La maglia super mamma. Come taglia ho preso la 46-48. Eccola qua. Sì, questa va bene. E anche questa ha i pantaloni così con il polsino in fondo. Quindi spero che questo video spacchettamento di Campagna 15 vi sia piaciuto e come sempre se non siete ancora iscritti e vi fa piacere iscrivetevi al canale e se vi va lasciatemi un like. E non so se avete visto il mio video, diciamo Clean With Me, non vorrei far credere che io sia una super casalinga perché assolutamente non lo sono, non amo particolarmente mettere a posto casa, però ogni tanto, cioè, voi capite che bisogna farlo. E anche se ho notato che se uno riesce ad essere un minimo organizzato anche in queste cose, sicuramente è meno stressante. Perché comunque, insomma, sistemare tutta casa
dove siamo in 6, vi assicuro che è abbastanza stressante, quindi devo cercare di essere un minimo più organizzata, quindi la parola d'ordine per questo mio 2020 sarà diventare, o non dico una casalinga perfetta assolutamente mai, ma sicuramente una persona leggermente più organizzata, anche se vi assicuro che questo proposito io me lo faccio tutti gli anni, quindi vabbè, vediamo se quest'anno è l'anno buono. E vi lascio un grande abbraccio e ci vediamo la prossima settimana, quindi con un altro video spacchettamento sempre di Campania 15. Ciao a tutti!